Questo è uno di quei video che forse non dovrei fare. Ti direbbero, ma perché condividere tutti i segreti che hai imparato in tanti anni di musica? Ma in realtà no, chi se ne frega, siamo qui per quello. Voglio parlare di una cosa molto specifica, estremamente interessante e che ho imparato a utilizzare negli anni. Non ho certo finito di imparare, ma ho scoperto diverse cose nel tempo e di alcune, come spesso succede, non sento praticamente mai parlare, per cui penso che possa essere interessante dare un punto di vista alternativo. L'argomento in questione è il basso re sulla chitarra. Sulla chitarra acustica questa cosa è una cosa veramente che apre un mondo di possibilità, perché in quella meravigliosa tonalità che è il re maggiore, e non solo come vedremo, non abbiamo mai la possibilità di suonare una fondamentale bassa, una tonica. Generalmente abbiamo questa nota come re più basso. Possiamo suonare il La, che è la quinta, ma di solito, adesso ho il basso re, quindi qui ho il Mi, che sarebbe la corda vuota nell'accordatura standard. Il Mi al basso suona così, che è una discreta schifezza. Ci possiamo mettere il Fa diesis, che di solito è qui dove ho messo il pollice, e suona così, che è già una bellissima soluzione. Ma non è la fondamentale. La fondamentale al basso apre un mondo di possibilità. Ovviamente, come sempre succede su uno strumento come la chitarra, che è sempre una coperta un po' troppo corta, se apri un mondo di possibilità da una parte, chiudi un mondo di possibilità dall'altra. Andiamo per ordine, perché le cose da dire sono abbastanza tante. Abbastanza tante, non so se si dice. Intanto posso sfruttare tutte quelle cose che vengono. Perché che cosa succede mettendo il basso al re? Sulle tre corde basse abbiamo un power chord, i famosi power chord, no? Quelli che suoniamo così in genere, che così risultano in questa maniera. Power chord, bellissimi, no? Abbiamo re, la, re. Quindi le tre corde alte. Ci consentono di trovare forme di accordi re e do, re e do, re, do e via dicendo. Non perché dobbiamo trovare sempre re e do, adesso dicevo quelli, ma poi possiamo fare come ci pare. Possiamo anche provare appunto. Questo qui per esempio sto facendo re. Sono triadi, quelle di cui parlo, però sono le triadi, sono accordi. Re, Fa e Sol. La. Ovviamente sono alcune delle moltissime possibilità, le abbiamo ascoltate su tanti dischi, no? La possibilità di mantenere. La chitarra non è il pianoforte, no? Diciamo che abbiamo fatto un video. Il pianoforte ha una caratteristica. Puoi mantenere un basso, per esempio, facendo suonare sopra quello che vuoi. O comunque tante cose. Sulla chitarra questa cosa è molto complicata. Possiamo tenere un basso, possiamo tenere un paio di note. Con il basso re riusciamo ad avere un power chord, appunto, quindi prima, quinta, prima, che è una cosa piuttosto potente. Quindi, per esempio, un'armonizzazione. Gli accordi della tonalità di re. Re, Mi minore, Fa diesis minore, Sol, La, Si minore, via dicendo. Adesso poi si possono fare, no? Re, Mi minore, Fa diesis minore, si possono fare in molti modi, questo soltanto per dare un'idea. Le triadi che si muovono sui tre bassi di re, ne ho parlato. Adesso che succede però? La prima cosa che succede se metto il basso re è che non ho più gli altri accordi, cioè se io faccio Sol, qui mi suona un Fa, non mi suona più un Sol. Se io faccio un La, non ho più la sua quinta al basso, che era il Mi. Quindi bisogna riguardare lo strumento e questa è una delle cose anche interessanti che succedono andando avanti. Per esempio, il Sol. Ok, il Sol non è più così, potrebbe essere. Succedono tantissime cose, bisogna cominciare a ragionare. Allora, se ho un power chord, comunque prima, quinta, prima per il re, avrò prima, quinta, prima anche per tutti gli altri accordi. Posso ragionare anche al contrario, lasciando le corde alte aperte. Sto suonando soltanto i tre bassi, con l'indice che si piega leggermente, lasciando i cantini aperti. Era però per dire che il Sol lo posso suonare così.
posso anche suonare così. Sarebbe il sol, quello suonato con la forma del re, no? Quando andiamo avanti, re, mi, fa, sol. Però se a questo punto posso mettere un bar re che arriva fino alla sesta corda, perché adesso avrò il sol che prima era qui. Quindi tutti questi accordi con la forma del re in realtà sono usabili. Ecco che questo è sol, questo è la, questo è re, questo è mi. A mi poi ci arrivo. Questo è sol, ma ho scoperto nel tempo che mi possono essere utili delle variazioni di questo accordo. Per esempio, avete presente quando invece del re togliamo il dito che tiene la corda più alta, il secondo dito che tiene il fa diesis, e facciamo suonare la corda a vuoto? Viene fuori questo bel accordo sospeso con la seconda che suona invece della terza. Questo è molto interessante perché... non è più... questa è la nota dell'accordo. Questa no. Come tolgo questa? Posso togliere anche il mignolo. Se tolgo il mignolo, che è la fondamentale, mi suona la sesta. Sto andando un po' veloce, ma voglio dare tanti spunti perché ci sono tantissime cose da dire e si possono poi provare a replicare, no? Allora, se io ho un re... sentite che bello quando vado sul sol. Potrei addirittura lavorare sul re qui, perché ho tutto, questo è tutto re maggiore, e rimanere in posizione cambiando il basso, cambiando parte dei bassi e quindi cambiando l'accordo, no, di base. Quindi re, sentite che bello, è proprio bello il suono, vengono fuori delle combinazioni che sulla chitarra in realtà non esistono, perché io questa cosa così sulla chitarra non ce l'ho, perché questo basso qui in genere sta qua. Quindi a meno di non avere un dito che si piega e va da un'altra parte o un amico che vi tiene una nota, questa cosa non si può fare. Quindi vengono proprio fuori sonorità che non esistono in realtà sulla chitarra, tutto questo cambiando solo una nota al basso. Ovviamente se io posso fare questa cosa sul sol, lo posso fare su tutti gli altri accordi. Fra l'altro posso andare a sfruttare altre note, per esempio questo è un mi minore, per quanto possa sembrare salice, ma come mi minore? Perché io in realtà sto suonando quello che sarebbe un mi minore con il basso di mi, quindi questo è mi minore, sto mettendo anche un si qua, che avevo già sulla seconda corda, e sto mettendo la terza minore. Se io qui ho la fondamentale, un tono e mezzo sopra ho la terza minore. Quindi questo è un mi minore, questo è un fa diesis minore, questo è un sol, perché se questo è un sol, questa è la terza. Sto facendo una cosa molto particolare e mi sto prendendo delle libertà, ovviamente, perché? Perché in tonalità di re sto lasciando mi, si, a volte il sol, a volte no, comunque mi e si a vuoto. Mi e si sono due note in tonalità di re, ma non sono due note dell'accordo di re, quindi tutto quello che faccio potrà essere usato contro di me, come dicono nei film. Mi minore, fa diesis minore. In questo caso faccio suonare questa nota sulla quarta corda, ma la terza è a vuoto. Anche in questo caso. In questo caso invece risuono queste due note. Però questo è un si minore. Presente si minore? Sentite che bello. Ovviamente questo necessita di lavoro. Io sto parlando di una trentina di anni di girovagare fra gli accordi, accompagnando la voce, cercando delle soluzioni che mi aiutassero quando suono. A volte non cerco cose particolarmente complicate, ma cerco cose che possa usare e che suonino bene. Anche molto semplici, ma le cose semplici che suonano bene sono una figata. Sto andando proprio a caso, cerco elementi da trasmettere. Allora, tutto questo parlando degli accordi, per esempio, un'altra cosa che succede è... allora, io avrei un sol qui, no? Ma non ho più il sol qui, ce l'ho qui. Quindi, questo è un intervallo prima terza, quello che era qui, è un intervallo di decima in realtà.
ma è una terza maggiore con la fondamentale. Ecco che il Si minore di prima, questo è 1, questo è un La, Sol, Fa diesis minore, Mi minore. So che vado veloce, ma sui video si può tornare indietro. Poi magari allego qualche diagramma per far vedere le forme più comuni che sto usando. Un'altra cosa che mi viene in mente è che questo Re al basso mi permette di sblueseggiare. Ok? Qui ho una terza minore. Cosa assolutamente impossibile prima e praticamente impossibile in quasi tutte le tonalità. Si fanno delle cose simili in La, si riescono a fare dei movimenti in Mi, ma non si ha questa libertà perché io qui ho tonica, quinta e tonica, quindi... Ok, quindi sono veramente movimenti molto liberi, molto interessanti. Si riescono a creare tantissime combinazioni molto molto interessanti. Tra l'altro, appunto, muovendo in questo caso la parte alta, ho tutti i power chord un po' da elettrica rock. Come vedete, no? Sto sempre suonando in realtà soltanto un'acustica con una corda cambiata e le sonorità però che riusciamo a tirare fuori sono moltissime. Passiamo a un'altra fase del discorso, molto interessante, molto importante e di cui quasi nessuno parla perché poi alla fine se ne sentono un sacco di minchiate sul web, se parla di qualunque cosa, tranne che delle cose importanti spesso. Il posto di un accordo all'interno di una tonalità. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se Re mio primo accordo, la fondamentale, avrò un accordo molto profondo che però condiziona tutto il resto, cioè il mio accordo più forte sarà il primo. Questo vorrà dire che quando vado su altri accordi della tonalità non avranno la stessa forza. Perché dico questa cosa? Perché per esempio se suono in La, e poi vado sul Re, che è il suo quarto grado, se sono accordato con il basso in Re, devo intanto stare attento a non prendere la quinta corda quando suono in La, che in genere la posso suonare, ma qui no, proprio perché è una quarta e non una quinta di La. In genere sulla chitarra la sesta corda vuoto è il Mi, che è una nota dell'accordo di La, quindi io posso suonare tutto. In questo caso no. Però che succede? Che quando apro sul quarto grado, il quarto grado assume una profondità molto maggiore del primo. Ecco che questa potrebbe essere una scelta. Mi è capitato negli anni di fare un arrangiamento accompagnando la voce dove avevo bisogno che il quarto grado fosse molto pieno, molto largo. E questa cosa, sentite che questo bellissimo Re, in realtà il La resta abbastanza pieno perché abbiamo la quinta corda a vuoto. Il Re diventa molto profondo. A questo punto ho il Mi. Perché se io suono questi tre bassi, il Si con questo dito e le due corde a vuoto, Si e Mi sono due note dell'accordo di Mi, quindi mantengo il Mi o parte, questo è Mi maggiore, o parte di esso. Una cosa che non ho detto prima, per esempio, è che se ho la fondamentale qui, se io levo il mignolo e lascio il secondo dito qui sulla seconda corda, questo diventa un accordo di settima, quello che sarebbe Mi settima. In questo caso non ho la terza, però la posso mettere qui in alto. Allora, La. Fa diesis minore. Bello, no? O anche così, fa diesis minore settima. O addirittura così, con una quarta che suona.
col sì che suona. Considerate che sto suonando in La, non sono più in Re, come tutta la prima parte del video. Sentite che bello. Fa diesis minore, Mi, Re. Che il posto, la scelta che faccio, il posto di un accordo in una tonalità, in una canzone, è fondamentale. Mettiamo di stare suonando in Do. Devo stare attento perché non ho più, per esempio, il Fa e il Sol, perché non ci sono più le fondamentali qui, quindi devo riadattare gli accordi. Però succede una cosa particolare. Il Re basso che ho mi rende il secondo accordo molto profondo. Re minore. Sentite che bello. Quando mai abbiamo avuto il Re minore che suona così in Do? Mai, perché il Re minore suona così, non così. E questa è una cosa che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto quando stiamo suonando da soli. È chiaro, se siamo in una band in 5, 6 e noi stiamo lì con la nostra acustichetta accompagnando, cioè il basso, la chitarra, il pianoforte, queste cose non si sentiranno mai. Però quando suoniamo da soli in una formazione molto limitata, cambia tutto. Ecco che in una canzone in cui c'è continuamente il passaggio primo, secondo, do, re minore, no? Mi viene in mente la bellissima. Un pezzo di Dylan, non mi ricordo come si chiama. Lo scriverò. Scrivetemelo nei commenti, lo scriverò in sovraimpressione quando me lo ricorderò. Però ecco che il primo e secondo accordo prendono una vitalità che non hanno mai avuto prima. Questo vale in tutte le tonalità. Se sto suonando in Sol, ecco, quando suono in Sol, il basso Re a volte lo uso. Perché? Perché Re, Sol, La, Si, Do, Re, Re è il suo quinto grado. Il quinto grado ha un'importanza fondamentale. No? Sol, scende il basso, Mi minore, Re. Do. Ecco che il quinto grado assume una profondità bellissima. Tra l'altro, se mi trovassi con un quinto, bisogna considerare quante cose non si dicono. Bisogna considerare tante cose quando si suona. Suonando una canzone, ci potrebbe essere un brano che suoniamo che ha una particolare fermata, durata dell'accordo di quinto grado. Facciamo finta di stare suonando un pezzo che fa. E su questo Re bisogna fermarsi due battute intere, o quattro battute. Ecco che questo poter essere libero sulle tre corde alte, perché i tre bassi di Re, che erano i tre bassi di Re in Re, sono i tre bassi di Re anche in Sol. Quindi se io in una canzone avessi necessità di mantenere una particolare lunghezza su quell'accordo, in questa maniera mi libero e riesco poi ritorno in Sol, no? Alla fine quando torno in Sol sembra quasi sbagliato. Per esempio, la bellissima Harvest Moon di Neil Young si suona bene con il basso in Re, sono tornato in Re come tonalità, perché si riescono a effettuare tutta una serie di movimenti molto interessanti, caratteristici proprio di quella canzone. Questo discorso vale un po' in tutte le tonalità, no? Se, appunto, se sono in Sol ho il Re come quinto grado, quindi poi posso far succedere un sacco di cose. Una cosa che io trovo abbastanza interessante è una cosa strana, il suonare per esempio in Mi.
Perché si riescono ad avere dei power chord con... Ricordiamo com'è accordata la chitarra. Bisogna fare un sacco di piccoli ragionamenti quando si suona. È per quello che è meglio non essere, no, lobotomizzati. Le due corde alte sulla chitarra sono Si e Mi. La tonalità prima a cui mi sento di collegarle, in cui mi viene di collegarle, è proprio il Mi, perché sono prima e quinta di Mi. Che cosa significa questo? Significa che se io faccio un barré così, prendendo tre corde e mettendo il terzo dito qua, che prende il Si, se riesco a non toccare i due cantini, che cosa avrò? Avrò prima, quinta di Mi, quinta prima ancora, cioè io qui sto suonando sei corde ma due note sole, Mi e Si. Questo immediatamente, nella mia testa un po' bacata di musicista che ha tanti anni che affronta queste cose, mi fa venire in mente che se io questa cosa la posso fare in Mi, la posso spostare su tutta la tastiera. Perché? Perché se sono in tonalità di Mi, in questo momento sto ragionando basso Re ma tonalità di Mi, se sto ragionando in tonalità di Mi, posso muovermi con gli accordi di Mi, quindi Mi, Fa diesis minore, Sol diesis minore, La. Io dico gli accordi che sono nella tonalità di Mi, non sono necessariamente quelli che sto suonando qui, ma l'idea è quella, perché la testa, le orecchie di chi ascoltano un insieme di cose che sono giuste. Mi, Fa diesis minore, Sol diesis, La, Si, Do diesis minore. Allora, per esempio, quella ricerca che facevo della terza minore prima, no? Questo è bellissimo, perché qui questa terza minore... Allora, se faccio questo, ho prima, quinta, prima, quindi ho una tonica sulla sesta e una tonica sulla quarta. Questi ragionamenti bisogna averli ben chiari, perché altrimenti non si riesce a fare niente. Ma se si hanno chiari, si riescono a volte ad aggiungere delle note, pochissime, che ci permettono di cambiare completamente gli accordi. Per esempio, questo Fa diesis non è ancora un Fa diesis minore, perché non c'è il La, ma io lo posso aggiungere col mignolo. Ecco che questo diventa un accordo minore, anche questo. Quindi che cosa sto facendo? Mantengo in alto delle note della tonalità di Mi in cui sono in questo momento, e in basso muovo degli accordi che diventano maggiori o minori a seconda di quello che faccio. Il suono della chitarra si allarga a dismisura, è come suonare un'accordatura aperta. In realtà è un'accordatura aperta, però alternativa. Però riesco a far suonare delle cose gigantesche rispetto al solito e molto molto particolari come suoni. Ecco che il La... Devo stare un po' attento, per esempio se levo il terzo dito, quando sto facendo il La mi suona il Sol a vuoto. Il Sol è la settima. Ecco che questo diventa un La settima. Io sto suonando una nota, una nota, una nota e tre corde a vuoto. Il Si dovrebbe essere maggiore. Il Do diesis minore, che è in tonalità di Mi, perché giro vagando, io al solito dottor divago, poi si sa di che parlo alla fine dei video. Il Do diesis minore ha Do e Do mi Sol, quindi la terza è Mi. In questo caso, questo accordo diventa minore anche se non metto la terza qui, perché qui è la nota più alta, quella che finora era stata solo un Mi cantino che prendeva diversi ruoli. Lo posso anche raddoppiare col mignolo, però... Ecco, per esempio, il mignolo, il Si... Non lo posso fare, questa cosa fa schifo. Lo devo andare a coprire. Il La, parlo del Sol a vuoto, la terza corda. Se sono su questo Si, non la posso suonare a vuoto. E sono di nuovo in Mi. In Mi posso suonare così, posso suonare Mi settima, posso suonare Mi settima, posso suonare Mi maggiore con una terza alta, molto bella, lasciando il Si a vuoto. E
allora questo mi fa venire in mente che se lo posso fare sul Mi con la nota, con la terza maggiore, lo posso fare sul Fa diesis con la terza minore. Lo posso fare sul Sol diesis con la terza minore. Sul La, sul Si. Vedete come ogni nota che metti, ogni dito che metti, ti permette di ragionare in 20 altri modi diversi. È chiaro che il bagaglio che poi andiamo a inserire quando suoniamo una canzone è gigantesco. Questi sono tutti processi mentali che faccio perché appunto sono decenni che li sto facendo e ci ho lavorato un pochino. Non sono cose che vengono immediate, però può essere interessante provare a studiarle. Un'altra cosa molto interessante che succede in Mi è che il Re, che è fuori tonalità, Mi, Re, quante volte abbiamo sentito, no? Famosa gloria che suonavano anche i Doors, ma che era dei Them di Van Morrison, aveva, no, il passaggio Mi, Re, La. In questo caso io ho il Re a vuoto, siccome sto parlando sempre, no, questo video è tutto sul basso Re, io sto coprendo il Re per far suonare un Mi, ma c'ho sempre il Re a vuoto dietro. Quindi ecco che immaginiamo di avere un brano dove sia molto importante il passaggio Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re. Quante canzoni, no? Conosciamo, no? Cocaine. Potrebbe essere. Allora, in questo caso, se ho il basso Mi, ho anche, cioè se ho il basso Re e faccio il Mi così, ho il Re come suo settimo grado bemolle, però molto pieno, che altrimenti non avrei avuto. Quindi questa è una ulteriore applicazione che posso trovare. Mi sono limitato ad alcune tonalità, le più friendly, come dicono quelli bravi, perché mi faceva piacere far vedere delle cose utili, no? Poi quando suoniamo le canzoni. In realtà però sperimentando possiamo provare qualunque cosa. Mi sono sicuramente dimenticato cose, se ne avete suggeritele pure, io sarò felice di ascoltarle. Spero che sia stato utile, soprattutto imparate a ragionare outside the box, fuori dalla testa. Cioè mettete il cervello fuori dalla testa e ragionate, perché si ottengono un sacco di cose interessanti. Alla prossima.